Fare il giudice non è facile, poi ti tocca smaltire. Hamburger erotico al profumo tropicale, con salsa croccante di sottaceti creativi. Tutti che ti invitano, tutti che vogliono far da mangiare, tutti che ti vogliono far assaggiare. Piccolo mappazzone rivisitato alla moda Ken, con acciughe macerate, menta, cioccolato amaro. Amarissimo. Pecora di mezzo altopiano, stufata nel suo brodo, al profumo di mirtilli e salsa merengue. Basta, basta, non ne posso più. Qui ci vuole un po' di semplicità. Ci vuole la Luisa. Bruno, ma che sorpresa! Luisa, un po' di semplicità. Che giornata! Acciughe macerate, pecora stufata. Basta. Hai voluto fare il giudice. Mettiti comodo, Brunone, che adesso ci inventiamo qualcosa. Come se high tech. Ecco, questo mi piace. I fiori di zucchina ce l'ho ed è un piatto semplice, gustoso e velocissimo da preparare. Luisa, stupiscimi. Oh, meno male che c'è lei. Il mio piccolo segreto. Ah, robiola osella. Con le olive nere, una novità. Preparato con latte piemontese e arricchita dalle olive nere, sentirai che bontà. Vediamo cosa sai fare in cucina. Per prima cosa, insalatina di pomodori e cipollotti. Un po' d'olio, sale e pepe. E un pizzico di origano che fa la differenza. Ora con la robiolosella con olive nere riempiamo i fiori. Adesso l'infarino e vai di frittura. Mettiamo al centro l'insalatina e sopra i fiori ripieni di robiolosella con olive nere. No, Luisa, aspetta, il fiore è così. E poi qualche lacrima di aceto balsamico. Che meraviglia, un piatto semplice e gustoso. E senza la robiolosella questo piatto, te lo sognavi. Sai cosa ti dico? Me ne spalmo un altro po' sul pane.